cosa ci dobbiamo ribellare. La cantata per la festa dei bambini morti di mafia è un lavoro racconto che è stato scritto da Luciano Violante nel 1994. La nostra messa in scena con gli allievi della scuola di teatro La Bazzaga ne ha dato una costruzione drammaturgica che il testo non pone, però essendo un racconto, volendo raccontare soprattutto la vita negata in una realtà del sud. La vita, diciamo, è stata sottratta soprattutto ai bambini, per cui è un percorso che si snoda attraverso dei linguaggi che sono universali, di immagini costruite scenicamente, come la partita di pallone, come il ballo popolare, come la festa, come le danze, ma anche con segni molto forti come il rigetto di tutto ciò che è il simbolo di una illegalità, attraverso, come dire, un momento anche di sitting collettivo dove viene utilizzata anche in questo caso la canzone popolare, la canzone di invocazione alla Madonna delle Grazie, come momento di invocazione non ad una Madonna, ma a una, come dire, divinità che possa aiutare in questo percorso di ricostruzione della legalità. Legalità intesa non solo come, come dire, abbattimento delle mafie, ma legalità come ricostruzione di una coscienza. Infatti c'è un momento molto significativo in cui c'è il passaggio di testimone tra ciò che la compagnia narra a un testimone che viene dato al pubblico, alla società civile, a noi stessi, essere cittadini per un impegno di cittadinanza attiva. Quindi in qualche maniera non è solo una battaglia contro la mafia o contro la camorra, contro l'andrangheta, contro un sud, diciamo, dilaniato dalla criminalità, ma una battaglia contro se stessi, cioè l'illegalità nasce, si insedia soprattutto dentro l'essere umano che è un po' stanco, un po' demotivato, spesso non combatte anche per quei diritti principali e fondamentali che sono suoi, sono propri, che nessuno gli può togliere. Il titolo del nostro spettacolo, cantata per la festa dei bambini morti di mafia, è dentro proprio la logica della legalità. Io non parlerei di una legalità, appunto, come ho già detto, in senso stretto di ciò che viene, che è stretto tra le regole di una norma, di una legge che rispetti se è legale, se non la rispetto se è illegale. Oggi il tema legalità è una battaglia più ampia, più grossa, perché la legalità riguarda qualsiasi ambito della società, riguarda soprattutto la relazione umana, sia legali o illegali, all'interno di un rapporto dove c'è un'invasione anche della tua privacy, dove in qualche maniera io con mio modo di fare o nelle scuole c'è quegli atteggiamenti subito di bullismo, o anche spesso sia legali quando dalla parte i professori, insomma, in qualche maniera con piccole minacce subdole, nascoste, creano in qualche modo una insicurezza negli alunni. Cioè la legalità non è più, c'è la droga, combattiamo la droga, c'è la mafia, c'è il pizzo, combattiamo. Oggi c'è qualcosa di più difficile da combattere, che è probabilmente la sfiducia per cui porta l'illegalità. E andiamo a premiare il migliore attore protagonista. Noi l'abbiamo individuato da una parola, vediamo se lo capisce. Sono nato per caso e sono morto per caso. L'opera, la cantata per la festa dei bambini morti di mafia. Si è riconosciuto, Antonio, complimenti, il nostro migliore attore protagonista. Che ci dici? No, volevo ringraziare in primis il mio regista per avermi dato direttive e ovviamente i miei compagni, essendo uno spettacolo corale, quindi di forte impatto. Volevo ringraziare voi per averci dato la possibilità di stare qua. Grazie a voi per averla fatta. Il nostro teatro, queste sono le piccole soddisfazioni che arrivano quando ci si mette il cuore nelle cose a cui si crede. Detto, nella coralità del racconto emerge una vicenda umana ben delineata grazie ad una forza presenza scenica attoriale sostenuta da una coinvolgente interpretazione. Partiamo dal secondo posto per le scuole di teatro. Il nostro secondo classificato è la Bazzarra di Torre del Greco, con lo spettacolo cantato per la festa dei bambini.
Morti di Mafia. Vieni Gigi. Per la regia e ideazione di Gigi De Luca. L'originale regia nella trasposizione scenica del testo di Luciano Violante rimarca paradossalmente la vitalità della morte nella fusione organica di parole, musica e immagini. Colpisce il coro dei bambini che cantano e giocano finalmente il gioco della verità. Grazie. Ciao a tutti dalla Bazzarda.